Salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Obi. Benvenuti o bentornati sui gameplay dedicati a Dragon's Dogma Dark Arisen. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. In più, per chi volesse un contatto diretto con me, in descrizione trovate il link al mio server Discord. Vi ringrazio del supporto e dell'attenzione che mi date sempre. Vi auguro buona visione. Bene, ben ritrovati. Ci eravamo lasciati con il finale della trama principale di Dragon's Dogma. Come potete vedere, in questo momento sto usando il mio personaggio principale, quello livello massimo, perché oggi daremo il via al DLC di questo gioco, ovvero Nerabisso. Ve lo dico subito, utilizzo questo personaggio perché il DLC ha un livello consigliato di 125/150 come minimo. Quindi farmare esperienza con il personaggio con cui ho portato i video della trama del gioco sarebbe stata troppo, troppo, troppo lunga. Un'altra cosa, il DLC è diviso a checkpoint, quindi vedremo le varie sezioni che lo compongono divise checkpoint per checkpoint in maniera che i video non diventino troppo lunghi. Adesso ci troviamo a Cassardis, la primissima città che il gioco ci mostra, quella da dove iniziamo quello che è il percorso del nostro protagonista. Venite qui, fate passare la giornata e fate arrivare la notte. Fatto ciò, semplicemente uscite all'esterno, io ero nella locanda, e dopodiché vi avvicinate alla spiaggia. Ok, quello che avete visto è il personaggio, si saliva di qua, che vi porterà nel DLC e si attiva solo e esclusivamente durante la notte. Andiamo su di qua, andiamo al molo, con tutta la calma del mondo, anche perché ricordo che il vostro protagonista non può andare in acqua, muore pressoché istantaneamente, per cui parliamo la tizia. Sì, bla bla bla, attiviamo il DLC e partiamo. Sappiate subito una cosa, questo DLC è immensamente narrato e dovrei mettervi a leggere decine di... documenti legati al gioco, perché trovate parti della trama sparse in tutto il DLC e non lo farò. Vi lascio le cutscene, ma per il resto si skippa. Se giocate a Dragon's Dogma, ve le andate poi a leggere voi tutte le varie note di questo DLC. Bene, allora questa è la parte principale. Qui c'è la tizia, ci fa da magazzino, riposo, tutto. Fa quello che faceva il locandiere di Gran Soren. Ah, non posso mandare avanti. Ok, sì. Qui dietro ci sono le missioni, sappiate che penso di averne fatta una da quando ho fatto il DLC la primissima volta, che è quella di uccidere il mietitore, perché sì, nel DLC c'è la morte, letteralmente, con la falce che vi cerca, vi uccide, se vi sfiora vi one shot appunto e cancella letteralmente le pedine. Adesso, lì c'è il letto dove salvate tecnicamente la partita o comunque dove vi riposate. Qui c'è lei che fa tutto quello che deve fare, come portare su le abilità, darne di nuove, deposito, portare sui nuovi oggetti, e invece da questo lato c'è la faglia, eccola lì. In più, qua come vedete ci sono i 5 cristalli perché c'è anche un teletrasporto. Ve lo dico subito, all'interno di Nero Abisso non funzionano le pietre del teletrasporto. Ci sono delle pietre speciali, che sono le pietre del ritorno, e sono limitate, purtroppo.
Un consiglio, se volete recuperare tutti gli oggetti del gioco di questo DLC, prendete una pedina che abbia esploratore. Farà in automatico. Esploratore e collezionista. Sì, bla bla bla. Non mi interessa. Adesso, se non mi ricordo male, già qui in partenza, saltando tipo qui sotto, adesso non mi ricordo dove, in quale delle fonti, c'è una dei cosi, delle steli, si chiamano questi pezzi, questi frammenti di questa scritta, di questo tipo di stele che c'è qui, e dovreste tecnicamente trovarli tutti. Guardate che sono nascosti in punti assurdi, tipo in cima alle colonne, nei posti più impensabili, ma direi che possiamo andare direttamente avanti e non perdere tempo. Sapete anche che molte strade all'inizio saranno chiuse e per sbloccarle dovrete trovare nuove This looks vie. interesting. Dato che questo DLC è difficile anche per me che sono a livello 200, mi faccio l'affinità sacra e così mettiamo un attimo di puntini sulle i, anche se ho l'arma più forte del gioco, non sempre riesco a sopravvivere. Ah, vabbè, ma ok, allora c'è una cosa da dire. Il DLC va fatto due volte. Una volta lo completate, è la versione standard. Una volta che l'avete completato, battete il boss di fine DLC e il gioco vi dirà: guarda che il DLC lo puoi rifare completamente in versione super mega iper estrema perché il boss ha una nuova forma. E tu, ok, va bene, però i mostri sono tipo 1000 volte più forti. Adesso ci sono dei semplicissimi goblin, cose del genere. Adesso vi faccio vedere un po' come funziona lo stregone di livello massimo. No, ho sbagliato. Così andiamo subito a far vedere la forza del mio personaggio, tanto perché non vedevo l'ora di utilizzarlo. Sto caricando la più forte magia di oscurità del gioco. Addio a tutti i mostri. Olè. È anche molto molto bella da vedere questo bellissimo tornado di energia. Come vedete in alto a destra i punti che salgono perché qualsiasi cosa colpita da questa stregoneria crepa. Non tanto per il danno diretto, ma per il fatto che vengono sbalzati in cielo e poi cadono a terra col danno da caduta. Ma facciamo così, e tanto chi se ne frega. Aia, tanto mi curo. Oh! Ci sei già. Scappo. Per me ucciderla, letteralmente parlando, è pressoché impossibile di base. Vediamo un po'. Sì, direi altamente. Quindi via. Sappiate che questo nemico ha una resistenza magica di un livello che presenta cioè, una cosa altissima. Mi ha preso qualche pedina? No. Ok, se vi prendo una pedina, ve la cancella. Dovete andare a riprendere nella faglia. Quindi attenzione. Perché io vi do un consiglio: se la incontrate, scappate. A meno che non vogliate proprio ucciderla e fare quindi tipo una run o comunque una partita dove fate solo questo, ma per il resto evitate. Welcome, good arisen. 3 days this one. A week, perhaps. A favorite game of mine, guessing the lifespan of those who enter these halls. Nothing personal, mind. And rest easy, friend. 80 guesses here now have yet to hit the mark once. Molto simpatico. Questo qui dopo diventerà un vostro alleato, semplicemente. Mi fa già da venditore? Sì, mi fa già da tutto, venditore, deposito, potenziarmi, sì, non mi interessa. Lui già di base, appena lo incontrate, se avete un po' di soldi da parte, vi vende armi che hanno più o meno i valori doppi di quelle più forti che potete ottenere nella trama principale, quindi contro il Dago Primordiale, dato che le più forti sono quelle che vi dà lui. Adesso, se non mi ricordo male, a parte che quest'area all'inizio è vuota, quando la rifate la seconda volta c'è quasi sempre un drago. Se non mi sbaglio, la porta qua è chiusa, esatto. E bisogna andare di qua. In più, se non mi ricordo male, qua sopra
C'è un'area facoltativa, ma adesso la lasciamo da parte perché ci sono tanti nemici e vorrei evitare. O è quella la parte giusta? No, è quella la parte giusta. E questa è l'area facoltativa. Sì, qua dovete recuperare delle sfere viola da mettere all'interno di queste porte. Queste si alzano e dietro ci sono dei forzieri. Sapete che ce ne sono una cosa come 20, ce ne sono due qua, poi ce ne sono altre tipo 10 sparse per tutta la parete in giro, e alcune sono in altissimo nascoste in punti molto particolari. Ricordo che comunque su Dagon's Dogma potete arrampicarvi ovunque, quindi in questo DLC che siete sottoterra, perché letteralmente è un gigantesco dungeon, nero abisso, diciamo che si sono sbizzarriti nel nascondere le robe un po' ovunque. Ok? Lascio stare i forzieri e i ragni, tanto gli oggetti a me non servono. Andiamo direttamente qua e prepariamoci per lo scontro, anche se letteralmente potete saltarlo. Perché teoricamente parlando, la maggior parte degli incontri che vi trovate davanti in questo DLC li potete saltare, però ovviamente li farò, com'è giusto che sia. Partono le scommesse. Drago? Drago, non l'avrei mai detto. Quale però? Dei tanti. Sappiate che in questo DLC ci sono una cosa come quattro draghi diversi. Adesso ti tiro giù. Quanto gli ho levato? Una barra e mezzo. Tenendo conto che non ho potenziamenti. Allora, vediamo di eliminare questo drago. No, l'ho preso malissimo. Purtroppo con l'automira questo potere. Ok, adesso l'ho preso bene. Questo è il più facile perché il drago di fuoco ha il cuore sotto, quindi no problem. Il drago elettrico ce l'ha sulla schiena, quindi è un po' un problema. Muore. Oddio. Muori. E questo attacco io non lo sopporto perché mi. Aia. Ah, beh, non mi ha levato nulla. Mi ammazza tutte le pedine. Adesso finché non lo colpisco io non muore, sappiatelo, perché è esattamente come il drago della fine trama. Devo colpirlo nel cuore io, purtroppo. Devo riuscire a colpirlo bene. Ok, facciamo così, eh. Anche se no ci mettiamo 30 anni. Raccogliete tutti i vari oggetti, perché vi serviranno per massimizzare le armi che vi dà il gioco. Anche se c'è un piccolo trucchetto, perché c'è un mostro speciale che lo sconfiggete solo se fate una determinata parte degli LC. E cos'è? Ah, i sauri. E quel mostro è un boss che si incontra più avanti e vi dà praticamente tutti gli oggetti per massimizzare le armi. Da livello drago rosso fino a drago di coso, fino a drago d'oro, per cui. Ecco qui una delle varie sfere. Ah, un'altra cosa, sappiate che vi serviranno un sacco di punti, un cuore di drago, di quelli della faglia. Perché in questo gioco, anzi, non in questo gioco, in questo DLC, le faglie sono spaccate e quindi dovrete ripararle, e per ripararle servono i punti. Adesso continuiamo a prendere vari oggetti. Attenzione perché i forzieri hanno le trappole. Ecco, ho trovato un oggetto maledetto. Gli oggetti maledetti vanno portati alla tipa che c'è all'inizio e lei li purifica. Quindi gli toglie la maledizione e si rivelano per quello che sono. Solitamente tutti gli oggetti di livello 1 e 2 sono di supporto, sono anelli, armature, anche armi, ma tutti di livello abbastanza basso. Invece, quasi sempre quelli di livello 3 sono devastanti perché sono le armi e le armature più forti del gioco. Adesso torniamo indietro e dovrebbe teoricamente essersi aperta la porta. Andiamo avanti. Forziere. Adesso. Saltiamo giù di qua. Anche se mi farò un male. No, non si è aperta. Come mai? Ho sbagliato lato. Vuoi dire che ho fatto una parte facoltativa? Esatto! Dovevo andare giù di qua.
Mi sto muovendo molto lentamente. Secondo me ho raccolto troppa roba e il mio personaggio è troppo pesante. Pesante, infatti, lo sapevo. Scartiamo un po' di roba perché se no qui. Allora, scartiamo. Ah, era il frammento di cuore di drago. Beh, scarto anche l'oggetto maledetto, tanto non mi interessa. Comunque sì, per assicurazione mi sono portato dietro 5 cuori di drago, che così se schiatto torno in vita. Oh, qua c'è già la faglia messa a posto. Forse perché l'ho già messa a posto nella mappa prima? Non me lo ricordo. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa per cui lo stregone è molto comodo. Intanto mi curo. Qua è meglio che rimaniate sempre a full vita, perché vi possono letteralmente one-shottare. Adesso, vai con l'abilità levitazione. Olè! Voi dovevate farvi il giro all'interno e combattere tutti i mostri. Io no. Adesso. Allora, di lì no. Di qua. Ah, già che qua c'è l'acqua ancora. Adesso. Dove si andava? Sappiate che non mi ricordo assolutamente dove bisognava andare negli DLC all'inizio perché è letteralmente un labirinto. Di qua. Sì, di qua. Olle. Ma sti pipistrelli. Morti. Qua no, è chiuso, se non mi ricordo male. Ah, ok, è giusto. Dove sono? Ah, beh, non morti base, ok. Qua dovete stare attentissimi perché ci sono i non morti paladini, sono qualcosa di illegale. Vi parano qualsiasi attacco. Quello mimic, non mi ci avvicino neanche a pagare oro. Ma questo? Ovviamente affinità sacra e passa qualsiasi problema. Direi che bisogna andare verso il basso, dato che è un dungeon. Non prendo l'oggetto. Qualcuno di voi lo apre? Su, su. Ok, no, è normale. E mi ricordo che in uno di questi c'era un mimic. Ok. Altri non morti. Ancora finita sacra, ci vuole poco. Mi sa che sono arrivato. Adesso vedremo uno dei primissimi veri mostri particolari. Sì, ci sono. Di Nero Abisso. Ovvero i ciclopi colossali. Quella è l'arma e quello è il ciclope. Il difetto più grande ha l'elmo. Quindi non posso assolutamente colpirgli l'occhio. Devo ucciderlo per forza. Però prima di fare ciò vado a uccidere sti maghi perché sennò mi rompono le scatole fino all'inverosimile. No, 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 non lo fate, non lo colpite. I miei alleati sono un po' stupidi, perché se vanno a colpire il ciclope lo svegliano, non è il massimo. Devo prima. Ma per favore. Devo seccare assolutamente tutti i vari stregoni, sennò riuscire a castare e a battere il ciclope è improponibile. Cioè, sto bagaglio gigantesco che mi sta seguendo. Era questa la chiave. Eccola qua. Adesso, in teoria, possiamo andare avanti, però non mi sembrerebbe giusto non farvi vedere il combattimento col ciclope. Ma sto bagaglio che mi sta volando intorno? Sei bravo. Ma vuoi morire? Ah, una cosa che non vi ho detto. In questo DLC, teoricamente, una delle cose migliori che dovreste fare è avere una pedina mago. Quindi, ma cosa sta facendo quell'altra lì? Brava. Così sei liberato. Vediamo di usare una bella magia grossa perché sono qui. In poche parole, in questo gioco il problema cos'è? Negli DLC i mostri vi ammazzano non solo per i danni, ma per tutti gli status negativi. Quindi avere un personaggio mago con tutte le cure massimizzate sarebbe meglio. Allora, colpito, gli ho fatto un terno di danni, ma. E io come faccio? Non ho tale
pedina o tale personaggio, perché io lo stregone, è molto semplice. Ho riempito Beatrix del 20x di qualsiasi cura, e essendo altruista come natura, mi cura appena uno status negativo mi colpisce, soprattutto quando mi colpiscono quelli tipo pietrificazione e cose del genere. Adesso, castiamo la pioggia di meteore a livello massimo, così intanto facciamo un po' di danni. Beh, almeno gli ho dato fuoco. Comunque, per chiunque non l'avesse notato, la mia squadra è formata da un cacciatore, io stregone, Beatrix guerriera e un distruttore. Normalmente utilizzavo due cacciatori, ma il giocatore che aveva quel personaggio l'ha cambiato e ho dovuto optare per un altro personaggio. Ma se facciamo così, così risolvo... Ringrazio l'utente che mi ha detto che il massimo di bonus è il 4x, perché io non lo sapevo, sinceramente. Si vede comunque che l'ho zoppato con un colpo. Ah, ok. Qualcuno non se n'è accorto, ma la mia pedina distruttore ha fatto l'attacco quello super mega iper potente del distruttore, che è una roba tipo attacco caricato. Adesso, se non mi ricordo male, il gioco dovrebbe avermi dato... No, mi ricordavo che mi dasse una pietra del ritorno per tornare indietro. Forse mi sto sbagliando io, devo farmela semplicemente a piedi. Eppure mi ricordavo che me ne dasse uno. Sembra strano. Ah, eccola qui. No. Pietra del teletrasporto. Niente, torno indietro da solo. Ci vediamo direttamente nella porta aperta. No, forse no. Ah no, qua non devo assolutamente andarci. Attenti, perché se andate dentro quest'acqua vi beccate addosso 2800 status negativi. Di là c'è un pezzo di quella stele che ho detto che bisogna trovare, ma io adesso non ci vado. Ok, come ho detto, ci rivediamo direttamente alla porta. Ok, molto semplicemente mi sono fatto la strada indietro. Non ho trovato le pietre di ritorno, magari c'erano, magari me ne sono dimenticate. Comunque, chi se ne... Usate la chiave e si apre la porta. Adesso si va avanti. Se non mi ricordo male, da qui a un po' dovrebbe esserci il primo boss, se non sbaglio, della prima sezione del DLC. Non dovrebbe mancare molto. Cos'è? Ah, parte di trama. Non mi interessa. Andiamo avanti. Come vedete ci sono una vagonata di stanze della tortura e cose del genere. Oddio, lasciamo stare questi vermetti, non fanno nulla, letteralmente li shottate, ma... Oh, qua non c'era la coccatrice? Come se non l'avessi mai detto, eh? Attenzione, perché le coccatrici vi pietrificano, questa oltretutto è iperpotenziata, essendo degli LC. No, come non detto, è quella normale, allora niente. Si vede che nella prima versione del DLC, quando lo fate la prima volta, è la coccatrice normale, quindi va giù in poco. Anche perché in teoria, ripeto, il DLC è per un livello base 125-150, quindi... Morta. Addio. Adesso. Voglio fare una premessa, non so se ci sia subito il boss, io praticamente lo uccido con due colpi, perché l'affinità sacra passa attraverso qualsiasi cosa. No, siamo arrivati al checkpoint, se non sbaglio. Questa scala giù vi porta al primo boss, qui invece dovrebbe esserci il primissimo checkpoint, che sono molto particolari. Adesso ve li faccio vedere. In poche parole, questi checkpoint sono queste aree di fermo dove voi potete venire. Qua c'è la faglia, ovviamente dovrete ripararla, io ce l'ho già riparate, e qua c'è questa bellissima acqua che voi la bevete e vi ripara tutto,
vi toglie tutti gli status, cura voi, tutte le vostre pedine, qualsiasi cosa abbiate, vi mette a posto. Vi metti di qua. Intanto ci sono delle aree magari con dei minerali nascosti, degli oggetti, e poi c'è il signor Tizio, che vi fa ovviamente da venditore. Venite su di qua e c'è la pietra del ritorno, intanto ce n'è una per ogni checkpoint, e poi potete riposare e far passare il tempo in maniera da attivare il salvataggio. Lo faccio tanto perché è una cosa un po' utile, soprattutto in determinati casi. Poi vabbè, ci sono le missioni anche qui, e se andate qui sotto, solitamente ci sono delle aree piene di pozioni. Infatti questa cassa qui dentro ci avrà 20 pozioni, adesso non sto qua a contarle, però non è che è solo la cassa, fisicamente ognuna di quelle la potete prendere, quindi fate un po' voi. Adesso in teoria dovrei fermarmi qua, però voglio farvi vedere il boss, quello a cui andremo contro adesso. Letteralmente parlando è la sfera con i tentacoli, quella con l'occhio al centro, che incontrate normalmente nella trama base del gioco, super mega iper potenziata. Quindi se gli toccate l'occhio, la shottate, basta che lo colpite un paio di volte. Se siete stregone o cacciatore, questo boss è estremamente stupido. Prima stavo dicendo, con l'affinità sacra che passa attraverso agli oggetti, quando questo boss cerca di difendersi dal vostro attacco, semplicemente morirà e basta, non riuscirà assolutamente a difendersi. Adesso, oh cavolo, qua devo correre. Qua può apparire la morte, quindi proprio no, non mi interessa se ci sono i nemici. Cioè me ne vado. Ma proprio subito. Lasciamo perdere tutti i vari nemici, sauri. Dovrei accendere la torcia, non lo fate perché c'è l'acqua, quindi ve la spegne automaticamente. Ok, arrivati qua, c'è la stanza del boss. Entriamo così, si attiva subito e boh. Mi spiace rannare un po' di parti, ma sarebbero troppo lente, e qui se ammazzate troppi mostri in una determinata area può apparire la morte, e non sembra, ma vorrei evitare, quella mi scoppia anche al mio livello, punto. Adesso, se non mi ricordo male, bisogna scendere di qua. Eccolo il mostro, come vedete è quel bagaglio che tentacoli nascosti. Beatrix fa il tuo dovere, cura. Adesso andiamo giù. Aia. Andiamo qui dietro, potenziamoci, intanto mi curo, e in teoria in 1/2 colpi dovrei cancellarlo, letteralmente, sperando che il mio personaggio gli miri l'occhio. No, direi di no. Come vedete non gli fate danno se gli colpite i tentacoli. Il mio personaggio ce la fa a mirargli l'occhio? No, eh? Quando chiude la bocca e carica dovete scappare, perché se vi colpisce vi uccide, perché vi pietrifica all'istante. Colpito. Adesso che gli ho colpito l'occhio, si mette in questa posizione e diciamo che non ci vuole molto. Se il mio personaggio gli colpisse l'occhio, no, 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 no. Aia. Ah no, ma solo rallentato adesso. Ok, niente. Preso. Non so se avete visto cosa gli ho levato. Mi spiace, ma c'è Beatrix che cura tutto. L'unica cosa che non ho messo di cura è contro la lentezza, perché chi se ne frega, nel senso. Facciamo così, eh. Perché posso usare la mira... Ah no, ho sbagliato incantesimo. Ok. È che sono un pelo rallentato. Spero che i miei alleati si sveglino e colpiscano il mio avversario.
Questa qui è la classica parte di mezzo che vi dà una mano a fargli più danni possibili. Basta colpirgli. Ok, l'hanno ucciso. Il difetto dello stregone è che con questa maledettissima automira non gli potete colpire l'occhio, punto, se no l'avrei shottato al primo attacco. Comunque fate attenzione, riempitevi di oggetti di cura contro la petrificazione, soprattutto perché vi può uccidere l'intero party, compresi voi stessi, con niente. Adesso gli oggetti li raccogliete voi, perché io se tocco qualcosa sono divento pesante. Non mi ha dato nulla. Ma veramente? Dai, pensavo che mi dasse qualcosa. Eccoli qua. Allora, livello 3, mio. Ah, sono dei monili. Ok, i monili sono un pelo inutili, però vabbè, li prendiamo lo stesso. I monili sono gli anelli, vi servono per ottenere il livello massimo, il livello supremo, delle magie, delle abilità di livello massimo. Ovvero, quelle che ho io hanno il livello 2, che è quello base della trama, grazie a questi oggetti possono arrivare a livello 3. In teoria adesso sono arrivato nell'area, esatto, qui è un'altra simile area di checkpoint. In questo punto voi entrate qui dentro, intanto qua c'è un pezzo di trama raccolta, questa è un'altra faglia che dovrete riparare, voi semplicemente seguendo questa strada, invece che andare avanti, uscite dal DLC. In poche parole sono due uscite, ce ne sono questa e un'altra e basta. Le utilizzate, spacchi la cosa. Ah no, scusate, sono un idiota, c'era la leva. E semplicemente vi ritrovate all'inizio. Quindi il gioco vi dà la possibilità di fare avanti e indietro e poter andare dalla tizia. Adesso lo facciamo, che così ve lo faccio vedere, e purificare gli oggetti. Sì, sì, bla bla bla. Gli parlate. Fate, fa purificazione. Purifichiamo i due oggetti, tanto saranno due cavolate, infatti. Sono abilità in più che normalmente non potreste ottenere generiche che vi dà il gioco. Teniamo tutto. E via, sono un buon modo per fare un sacco di soldi se avete problemi di liquidità. Bene, direi che per il video di oggi è tutto, non vado avanti per non allungare ulteriormente questa parte della, diciamo, del gameplay di oggi. Quindi direi che qui, dal maestro Bruno Perobbi, per oggi è tutto, come sempre, che la forza sia con voi, ci vediamo ad un prossimo video.